canale. Il mio buongiorno è un po' più carico del solito per vari motivi. Prima di tutto, non ci vediamo da un sacco di tempo, quindi con questo video torno ufficialmente su YouTube. Seconda cosa, bisogna festeggiare perché siamo arrivati a 50.000 iscritti e quindi grazie, grazie, grazie. Inoltre, sto per andare a prendere il treno, cioè in realtà dovrei uscire di casa adesso perché tutta questa settimana sarò a Figline, perché lì è riunita parte della community di TikTok Fitness. Oltretutto ho fatto anche la valigia, in men che non si dica, e ho imparato anche a ridimensionarmi, quindi bene, mi sto migliorando piano piano. Io già da buttare questa mezz'oretta a piedi sotto il caldo, carica, inizia a far sentire. Più che altro vedrete che sarà un viaggetto abbastanza lungo, perché adesso sto andando a Pavia da Filippo, con Filippo poi andiamo a Bologna a prendere un altro ragazzo e poi andremo a Figline, che è in provincia di Firenze, e quindi oggi sarà una bella giornatina di viaggio, però ne vale la pena. All'alba delle 6, io l'avevo detto che era un viaggio infinito, abbiamo trovato pure una coda infinita, pranziamo! E finalmente siamo arrivati dopo 8 ore di viaggio, che davvero andavamo dall'altra parte del mondo. I bagagli sono messi benissimo, bravo Filippo, bravo, complimenti. Adesso andiamo a prenderci le nostre stanzette e poi andiamo direttamente a cena perché è tardissimo. Per primo pasta con tonno, e lei la giuri, vabbè, probabilmente esatto, la conoscete. Beh, c'è sempre il rischio che non mi prendo, però vabbè. Questa prima giornata quindi si conclude qua, adesso io farò il mio lettino, domani poi sveglia presto che alle 10 andremo in palestra. Buongiorno, è che un'altra giornata abbia inizio, in realtà la prima e vera giornata, quindi ci stiamo preparando, già praticamente appena sveglie, vestite da palestra, poi siamo anche tutte coordinate. Allora ragazze, che ne abbiamo fame, a che punto siete? Ah, che poi non ve le anche presentate, cioè lei è la Marti. Io sono salita sul treno ieri, esatto. Mi è venuto il telefono, video, video, video. La Vicky, la Ele, tutti i loro social poi vi lascio qua sotto. Allora, eccoci qua, siamo arrivati in palestra. Oggi diciamo che tutte alleneremo gambe e glutei per iniziare proprio col botto. Poi tante di noi sono ferme da un po', tra cui io, quindi vediamo come arriviamo a fine allenamento. Però siamo cariche, non vedo l'ora. Ah, ovviamente ho portato tutto, telecamera, microfono, così cosa ho dimenticato? Le cuffie. Per fortuna però c'erano le altre ragazze, perché un allenamento senza cuffiette per me è una cosa impensabile. Comunque questa palestra era davvero bellissima e soprattutto molto particolare, perché era un'ex discoteca. Infatti, come si può vedere, hanno tenuto la struttura originale e c'è ancora addirittura la palla sberluccicante. Noi ragazzi abbiamo incominciato quindi facendo un pochettino di mobilità, riscaldandoci per bene, dato che comunque era tanto tempo che non ci stavamo allenando, e io ho incominciato poi con il mio amato squat. Ho fatto il gambe glutei gym della programmazione di settembre di Our Fit Hub, che è la mia piattaforma di allenamento. Oltretutto vi lascio anche qua sotto la possibilità di provare gratis un workout gambe e glutei. Ho comunque modificato un pochettino la scheda in modo tale da riuscire ad allenarmi insieme alle altre ragazze, dato che di solito io sono una di quelle persone che si allena sempre da sola, ma devo ammettere che allenarsi in compagnia ti motiva un sacco, si impara tantissimo e soprattutto si riesce a spingere anche di più, anche se comunque non ho voluto esagerare, dato che sennò domani mi sarei alzata con dei DOMS assurdi. E qua ci sono Danny e Filippo che si stanno allenando, e ecco, mi sembra che stiano spingendo parecchio anche. Tra una cosa e l'altra siamo state in palestra 3 ore e la fame iniziava a farsi sentire, infatti non avevamo voglia di cucinare, siamo andate direttamente al ristorante. E poi cosa fai dopo esserti allenato, aver fatto un sacco di video? Non ti butti in piscina? Ecco, quindi diciamo che ce lo siamo meritate. Purtroppo però non c'era bel tempo, abbiamo optato per una partita ping pong. Riesumato qualche skill di ginnastica artistica, devo dire con un buon successo. E poi io sono stata eletta per andare a fare la spesa e oltretutto sono state chiare
parlare con me del fatto che nessuno aveva voglia di cucinare, e questo si vede dalla quantità di scatolette di tonno che abbiamo comprato. E alla persona che meno sa cucinare in assoluto è stata affidata anche la preparazione della cena. Qua sta scuocendo Lisa tutto. È la nostra mamma. Sono la più grande, lei, ragazzi! La più grande, la più vecchia. Ha fatto una pasta del Stavo sgocciolando tutto, infatti. Mamma Lisa non è esatto. molto responsabile comunque in cucina. Un fantastico piatto di cucina gourmet. Questa è la pasta al tonno più buona che mangiai nella tua vita. Allora, questa saremo noi a giudicarlo. Signori, è fatta con tanto amore. Questo sicuramente. Dalla faccia. Avete sentito di meglio. Io ho una fame, non che è male. Dato che la giornata non ci sembrava già abbastanza piena, abbiamo deciso di andare a ballare. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. E che un'altra giornata abbia inizio. Secondo me in questo vlog vedrete la mia faccia che ogni giorno sarà sempre più distrutta. Più che altro ieri è stata una giornata pienissima, cioè è iniziata presto la mattina e finita molto tardi. Adesso mi metto un pochettino a lavorare ad AwareFitHub, tant'è vero che vi lascio anche qua sotto la possibilità di provare un workout gambe e glutei. Quindi a questo punto lavoro, poi piscina e poi ovviamente palestra, dato che ieri non abbiamo fatto abbastanza. Chi ha gli occhi fusi da computer e telefono, alzi la mano. Siamo le uniche rimaste a lavorare e adesso raggiungiamo per 10 minuti gli altri in palestra e poi andiamo in palestra, cosa facendo, in piscina, e poi andremo in palestra. Io fusa. Inutile dirvi che la mia voglia di allenarmi è pari a zero. Oltretutto si è messo a piovere, ci sono tipo 10 gradi. Però comunque oggi facciamo tutte allenamento dorso e poi continuiamo a fare qualche video. Siamo coordinate, io sono tutta bella fucsia, loro sono belle rosine. Tutto questo completo poi, che vi faccio vedere meglio durante l'allenamento, è di MyProtein. E vi lascio qua sotto in descrizione il link dello store e codice sconto da utilizzare in modo tale da pagare tutto meno. A questo punto pronte per iniziare ad allenarvi? Sì! Ogni volta che si va in una nuova palestra c'è il giro di perlustrazione per capire bene dove sono le macchine, in modo tale poi da non perdere tempo durante il workout. Come al solito poi ci siamo riscaldate e abbiamo incominciato. Abbiamo deciso di tenere l'allenamento un pochettino più tranquillo rispetto al solito perché eravamo ancora abbastanza provate dall'allenamento di ieri, quindi non volevamo esagerare. Oltretutto c'erano 1000 gradi e allenarsi era ancora più difficile. Dopo le solite 3 ore siamo tornati in villaggio, ci siamo preparati e siamo andati a cena. Oggi pizza e stavo letteralmente morendo di fame, mi sembrava un sogno, e poi gelato, cioè meglio di così non si può. Ci siamo svegliati e purtroppo c'era brutto tempo, quindi doveva essere il nostro giorno di relax. Volevamo andare in piscina, ma nulla, non era la giornata adatta, quindi abbiamo deciso di partire e andare a fare un giro a Firenze. È una città che amo, quindi sono felicissima di esserci tornata e ancora più felice perché Lucrezia ci ha portato a mangiare un gelato. Lu, dove ci hai portato? Devastante. Sai che a me piace il gelato. Anche il libro, so. Promosso, dai. Dopodiché per cena siamo tornati e questa è la mia cena tristissima. E poi siamo andati a letto, pronti per ricominciare una nuova giornata. Buongiorno, finalmente non sono più un voice over, ma devo un pochettino riassumere queste giornate. Comunque oggi purtroppo sarà il nostro penultimo giorno. La mia faccia ovviamente è molto più distrutta rispetto al giorno 1. Oggi quindi torniamo in palestra. E cosa facciamo? Raga, io sono un po' le cozze. Petto, gambe. Tu, Vicky, parte basta. Tu cosa fai oggi? Abbiamo ciupitrici. Ok, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Senza di loro ammetto che oggi sarebbe stato impossibile.
Anche perché per il circuito Total Body di Awara Fit Hub c'è bisogno carica e solo la musica può darmela. Infatti ho optato per questo allenamento che ha una durata più breve rispetto agli altri, infatti dura una quarantina di minuti e ti permette di allenare tutto il corpo con delle stazioni. Infine ho concluso con un focus addome e poi abbiamo fatto un pochettino di esercizi per il diaframma. E dato che 3 ore non erano ancora passate, siamo saliti al piano di sopra a fare un sacco di foto. Però bellissime. Ogni giorno questa salita per arrivare alle casette post workout è sempre più dura, quindi non vedo l'ora di mangiare, andare in piscina e non alzarmi più. E chi è arrivato? Abbiamo pure cambiato casetta. Daniele! Ciao, come stai? Bene, mi sei mancato in questi giorni. E quindi adesso torniamo. Hai visto che bravo? Dichiarazioni abbastanza importanti per il nostro pubblico. Che carina che sono. Ti cucino io oggi. Allora, voi dovete sapere che lui è un cuoco, oltre ad allenarsi. Oltre a stare qua, è un cuoco. Mm-hmm. E io non so cucinare, di solito quindi cucina lui. Ma oggi a casa mia cucino io. Io sono in serio. E avete visto? Io non voglio toccare. Esatto, no, più che altro in questo vlog ci sono tutte le cose schifose che ho cucinato in questi giorni. Ah, e quindi anche oggi toccherà una di quindi queste. Quindi è come non cucinare questo vlog anche. Esatto. Voglio il taste test in diretta di questo riso cacio con tonno. Forse è la cosa più stopposa. Tornata alla base e finalmente con una faccia un pochettino riposata e soprattutto presentabile, che in questi giorni mi avete visto nelle peggior condizioni di sempre. Comunque martedì in realtà è stata una giornata come le altre, ci siamo allenate in palestra, c'era Daniele e siamo stati sempre insieme, insomma volevo godermi al massimo questo ultimo giorno, quindi in realtà non ci sono state molte novità. Più che altro tenevo a fare questa chiusura ringraziando prima di tutto Lucrezia e Tommaso, che sono stati gli organizzatori di questa settimana. Io non ho parole per descrivere quello che ho provato, quello che è stato e per tutti i ricordi che mi porterò dietro. Stare lì tutti insieme per una settimana con un clima così tranquillo, motivante, è stato davvero stupendo. Ho imparato tantissimo a livello comunque social, quindi a livello lavorativo, ma anche a livello di allenamento. Quindi sono felice davvero di aver partecipato. Ancora grazie Lucrezia e Tommaso per aver organizzato questa house. È la prima volta che in Italia si vede una cosa del genere, quindi fatemi sapere se vi piacerebbe qualcosa di simile, così cerchiamo di organizzare anche qualcos'altro. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, da adesso torno su YouTube, tranquilli, non vi abbandono più per così tanto tempo e come al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!